Buonasera, professore. Nei suoi video sui social lei è famoso per fornire le soluzioni ai problemi con grande chiarezza e semplicità. Vorrei farle alcune domande riguardo il suo nuovo libro Attiva le tue difese immunitarie, edito da Edizioni Punto d'Incontro. Vista la situazione, mi sembra estremamente attuale. Ci può descrivere con parole semplici, che cos'è il sistema immunitario, quali sono le sue funzioni e perché è così importante mantenerlo attivo? Allora, intanto come diceva giustamente, il momento è molto, molto importante perché siamo nel pieno di una pandemia e si parla di questa attesa del vaccino, mentre si attende il vaccino uno deve mettersi le mani nei capelli, lavarsi le mani, e la mascherina e così via. Invece è importantissimo che noi alziamo le nostre difese, quindi una attesa, una fronteggiare in maniera attiva il virus. Questo libro ci descrive cos'è il sistema immunitario, perché il sistema immunitario deve essere attivo nello stesso tempo, ma non aggressivo. Questi sono due componenti fondamentali. Il sistema immunitario sono quelle cellule e quegli organi che hanno una duplice funzione. Quella di mettere delle barriere, che può essere la febbre, per esempio, una barriera, la pelle con le sue eruzioni, una barriera, delle barriere diremo, via via più profonde, più specifiche, affinché le sostanze che ci aggrediscono, possono essere sostanze chimiche, virus, batteri, eccetera, eccetera, non entrino nel nostro organismo. E nella seconda parte, quindi il sistema immunitario, quello più grezzo, più primitivo, le difese immunitarie innate, queste che ho citato adesso. E nella seconda parte invece arrivano le difese immunitarie specifiche, che sono quegli anticorpi che vanno poi a uccidere e a eliminare selettivamente le varie sostanze nocive. Quindi, nel complesso, il sistema immunitario serve per difenderci da tutte le aggressioni esterne, ma anche dalle aggressioni interne. Possiamo avere qualcosa che si verifica nel nostro corpo, il cancro, è una sorta di aggressione interna, no? E noi, il sistema immunitario ci difende con questi due meccanismi, un meccanismo di pronto intervento, più generalizzato, che spesso noi andiamo a frustrare quando noi per esempio inibiamo la febbre e così via, e un meccanismo più specifico che elimina completamente il problema. E quali sono le cose più pericolose che possono attaccare il sistema immunitario? Beh, ci sono, tutte le cose sono sostanzialmente pericolose perché sono più pericolose in relazione alla debolezza dell'organismo. Faccio un esempio banale: qui a Verona c'è stato il famoso caso di quei bambini che morivano per il Citrobacter. Citrobacter è un microbo che si aggredisce a una persona di adulta, non succede niente. Il bambino più inferiore ad un anno, il neonato, muore per il Citrobacter. Ci sono dei microbi che aggrediscono gli anziani, abbiamo visto anche il Covid-19, nel giovane crea una malattia asintomatica, spesso una semplice raffreddore, influenza, nell'anziano può causare una polmonite. Quindi non esiste una cosa veramente più pericolosa. Beh, esistono poi dei microbi micidiali perché sono sconosciuti al nostro organismo, però in generale esiste il microbo che via via può essere più potente. Poi chiaramente sono dei microbi terribili, sconosciuti all'uomo, come quelli che derivano appunto dai pipistrelli, dagli animali e così via, no? Abbiamo visto anche queste cose in questo periodo, però esiste poi la difesa dell'organismo, quindi bisogna valutare il microbo e l'ospite. Da queste due cose si capisce la pericolosità, classificando il microbo c'è una diversa pericolosità, e dall'ospite si capisce se l'ospite reagirà in maniera positiva a questo microbo. E quali sono i modi migliori per mantenere in salute il sistema immunitario e gli errori da evitare? Gli errori da evitare platealmente sono ovviamente lo stress. Per esempio, lo stress attiva il cortisolo è un immunosoppressore, ovviamente. L'alimentazione errata, ovviamente, mangiare carne, per esempio, io prediligo insomma,
una dieta vegetariana, no? La carne crea delle tossine che poi indeboliscono il sistema immunitario, per non parlare del fumo, dell'inquinamento, eccetera, eccetera. E per non parlare anche della paura, ecco, la paura per esempio di morire, dei virus, indebolisce il sistema immunitario. Quindi queste sono le cose, diremo, che lo indeboliscono. E come tenere attivo il sistema immunitario? Tenere attivo intanto con la positività del pensiero, pensando che nulla ci può scalfire, che noi siamo forti, lo possiamo tenere attivo con la corretta alimentazione, e io ho fatto anche tutta una serie di studi sull'alimentazione corretta nei diversi momenti dell'anno, e così via. E poi naturalmente ci sono anche una serie di piante, di minerali, eccetera, eccetera, che in maniera specifica attivano il sistema immunitario. Sempre però non esiste un protocollo, esiste la sostanza giusta per l'individuo giusto e per la situazione momentanea. Quindi deve essere sempre fatto un piccolo ragionamento, non esiste ovviamente un protocollo che va bene per tutti. Ultimamente sentiamo parlare molte volte di malattie autoimmuni. Ci può chiarire questo concetto? Ecco, allora, il sistema, le malattie autoimmune sono, come dicevo prima, il sistema immunitario deve essere attivo, ma non iperattivo. La malattia autoimmune deriva dal sistema immunitario iperattivo. Il sistema immunitario iperattivo è quello che reagisce in maniera scomposta contro o sostanze che normalmente dovremmo tollerare, no? Uno, per esempio, normalmente dovrebbe tollerare il glutine a cui è sempre stato abituato fin da piccolo, dovrebbe tollerare molti alimenti, ma a un certo punto il sistema immunitario si altera e non tollera più il glutine, non tollera più il latte e via via sempre più. E poi ci sono delle situazioni legate agli ormoni, per esempio nella donna ci sono gli estrogeni che espongono alle malattie autoimmuni, no? Delle situazioni per cui il sistema immunitario si iperattiva e reagisce contro il self o reagisce contro te stesso. Naturalmente questo è dovuto anche allo squilibrio di una ghiandola che è qui, in mezzo al petto, il timo, che dovrebbe, diremmo, insegnare alle cellule immunitarie a riconoscere il self e il non self. Questa ghiandola, questo timo, con l'età si indebolisce e quindi con l'età andiamo sempre più incontro alle malattie autoimmuni. Non solo l'età, ma anche gli ormoni sessuali, soprattutto quelli femminili, tendono, diremmo, ad alterare questa struttura e quindi andiamo incontro alle malattie autoimmuni. Vogliamo ancora approfondire la questione di stress. La vita di oggigiorno è diventata frenetica, ci arrivano informazioni di ogni genere con velocità estreme. Il lavoro e la famiglia e così anche la scuola è diventato molto più intenso. Il nostro corpo è esposto a livelli di stress più elevati. Lo stress ha conseguenze sul nostro sistema immunitario. E come possiamo essere più preparati ai periodi più stressanti? Allora, lo stress acuto influisce sulla nostra ghiandola tiroide, che però, vabbè, questo viene superato. Lo stress cronico influisce sulla ghiandola surrenale e la corteccia surrenale è la ghiandola che si esaurisce sullo stress e che sia nella fase di iperattività che nella fase di esaurimento produce una gran quantità di cortisolo, il quale è cortisolo è un immunosoppressore. Quindi attraverso questo passaggio stress, iperfunzione surrenalica e prima ed esaurimento surrenalico dopo, abbiamo il passaggio dallo stress all'indebolimento immunitario. In più succede un'altra cosa interessante, che lo stress fa cambiare la modalità reattiva del sistema immunitario, quindi si passa, e ho spiegato bene nel libro, dall'attività TH1 che ci difende dal cancro, dai virus e così via, a un'attività di tipo TH2 che difende sì dai batteri e dalle tossine, che però lascia scoperto l'aspetto TH1. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che lo stress apre la strada soprattutto a patologie tipo il cancro, che mi pare che non sia poco, no? E anche spostando il sistema immunitario in questo modo apre la strada anche alle allergie, che sono oggi sempre più frequenti nel nostro mondo. Ecco, quindi lo stress proprio squilibra il sistema immunitario e poi lo inattiva. E come possiamo essere più preparati? Ma più preparati, ovviamente dobbiamo
capire che lo stress inevitabilmente noi possiamo reggerlo fino a un certo punto, ma tutti noi prima o dopo soccombiamo sotto stress. Quindi prima ho parlato dell'alimentazione, oggi possiamo parlare invece che la meditazione, di cui lei parla, io so che è una delle grandi fautrici, no? La meditazione è una modalità per antagonizzare lo stress, quindi certamente questo è un modo molto importante per non cadere nello stress. Noi sappiamo che per esempio la meditazione è una delle armi più importanti per esempio contro l'ipertensione arteriosa, che è una malattia da stress, contro l'insonnia e così via, quindi la meditazione è un'arma importantissima per questo. Poi dando sulle cose più materiali c'è una vitamina che è l'acido pantotenico, vitamina B5, che crea una specie di protezione sulle strutture in relazione allo stress, e quindi anche questa vitamina nei momenti di stress molto importanti può aiutare. E poi anche sostenere la ghiandola surrenale. Io adesso ho sviluppato alcune medicine nuove che sostengono la ghiandola surrenale, che appunto tende a esaurirsi sotto stress. Grazie. Sembra che le donne vivano più degli uomini. Secondo lei qual è la ragione? Allora, le donne vivono più degli uomini perché in natura sempre la femmina è più importante del maschio, e quindi vediamo nelle api, no? Le api, la peregina corre in alto, 100 fuchi maschi le corrono dietro, e uno solo riesce a raggiungere la regina e poi muore lui e tutti gli altri. Quindi in realtà in natura l'uomo serve a meno, gli uomini, ecco perché c'è anche il macello dei maschi in guerra normalmente, ecco. Quindi gli uomini servono a meno, diciamo. E quindi però la natura, teniamo conto che la donna ha un pezzo di cromosoma in più, quindi ha tutta una gran quantità di geni in più che sono appoggiati a un ramo del cromosoma X, e l'uomo ha un cromosoma Y. Il cromosoma Y vuol dire che manca una gamba. Quindi tantissime malattie non hanno il modo di essere compensate dai geni opposti. Quindi la donna ha molto meno malattie, è meno predisposta in particolare al cancro e sostanzialmente vive più a lungo. C'è poi una ragione immunitaria, perché la donna è più ricca di una certa citochina che è l'interleuchina 2, la quale difende anche quella del cancro. Quindi ecco che la donna, per ragioni proprio genetiche, diremo, tende a vivere più a lungo. Poi in realtà la donna ha anche più malattie autoimmuni, perché questo sistema immunitario così attivo ha un'altra faccia della medaglia, che è quello di portare più facilmente le malattie autoimmuni. Quindi la donna ha più acciacchi, magari si lamenta, ho male qui o mal di là, però l'uomo, il maschio non si lamenta e muore, la donna si lamenta e vive a lungo. Questo è quello che succede. Quali sono le fasce di età più deboli o più a rischio? Ci può dare qualche prezioso consiglio a riguardo? Allora, le fasce più a rischio ovviamente sono il bambino piccolo, il bambino fino all'età di un anno, ha un sistema immunitario veramente estremamente immaturo, e quindi deve essere nutrito dalla famosa lattoferrina della mamma, dal colostro del latte della mamma, dagli anticorpi della mamma, e quindi è una tabula rasa immunitaria che viene stimolata dall'informazione. Quindi questa è l'età a rischio in assoluto, è fino all'età di un anno. Poi via via fino a 5-6 anni i bambini si ammalano spesso, perché il sistema immunitario è in formazione. Dai 7 anni in poi, il momento in cui spuntano i denti definitivi, il sistema immunitario si sistema. E poi con l'avvento degli ormoni sessuali a 14 anni il sistema immunitario si rinforza indubbiamente, no? Quando gli ormoni cedono verso i 50 anni, sia nell'uomo lentamente che nella donna bruscamente, il sistema immunitario si indebolisce. Nella donna questo apre la strada appunto alle malattie autoimmuni, alla regolazione del sistema immunitario; nell'uomo questo apre la strada alle malattie neoplastiche e così via. Quindi la fascia a rischio è dopo i 50 anni, e via via, man mano che si va avanti con l'età, io ho diviso la vita in varie età, no? Fino ai 63 anni si esaurisce un po' la spinta degli ormoni che ancora c'erano un po' dopo 50 anni, e poi verso i 70 c'è un ulteriore esaurimento, e via via. E poi a seconda dell'età, una dopo l'altra, le ghiandole si esauriscono. Quindi l'età più a rischio ovviamente sono le due età estreme, no? I primi anni della vita e poi gli ultimi. E teniamo conto che c'è una sorta di cerchio, no? Di corrispondenza, ciò che succede nel bambino di un anno e ciò che succede in maniera inversa nell'uomo di 100, no? Il bambino matura il suo sistema immunitario, cresce, nell'uomo decresce. Quindi praticamente alla fine poi tutto l'energia
del vecchio si disperde nell'universo, questa stessa energia riforma il bambino che nasce. Ecco che ci troviamo ancora alle sue teorie sulla reincarnazione, che si spiegano anche, e ci ricolleghiamo con tutto il discorso indiano e così via. Quindi questa energia che cresce, matura, si dissolve e si riforma. Questo è l'andamento della vita, e questo spiega anche questo momento del sistema immunitario che ha questo andamento circolare. Lei è esperto internazionale di micoterapia. I funghi medicinali ci possono esserci di aiuto? Certamente, tutti i funghi, sia i microfunghi del lievito che i macrofunghi che noi conosciamo, contengono delle sostanze, degli zuccheri che noi non riusciamo a scindere, che arrivano ai nostri linfonodi e che quindi stimolano il sistema immunitario. E ci sono questi beta-glucani, no? E quindi tutti i funghi sono degli immunostimolanti. Poi chiaramente ogni fungo ha le sue caratteristiche. Il fungo, per esempio, più immunostimolante nei confronti dei virus e dei batteri è lo shiitake, per esempio, ma anche il semplice prataiolo è stimolante. Quindi i funghi sono importantissimi, dovrebbe essere un complemento costante della nostra alimentazione. Poi naturalmente sono funghi molto differenti, che vanno dal reishi, di cui abbiamo parlato anche in una recente podcast sui libri, in un recente video, no? Il quale stimola invece altri aspetti del sistema immunitario. Ecco, ogni fungo ha le sue caratteristiche: l'ericium stimola la funzione cerebrale, l'auricolaria la funzione cardiocircolatoria. Ecco, però sostanzialmente tutti i funghi hanno uno stimolo immunitario, soprattutto questi funghi a cappella normali, che sono per esempio l'ABM, lo shiitake, il prataiolo, sono dei potentissimi stimolanti del sistema immunitario. Quindi dovremmo tutti sempre completare la nostra alimentazione con i funghi. E in che modo possiamo influire positivamente sul sistema immunitario attraverso un'alimentazione corretta? Beh, l'alimentazione corretta, come dicevo, certamente importante, perché come diceva appunto Ippocrate, il cibo deve essere la nostra medicina. L'alimentazione corretta è quella, come dicevo poco fa, di seguire i ritmi delle stagioni, quindi di mangiare la frutta della stagione, di mangiare la verdura della stagione. In realtà alcune volte è necessaria anche la carne, o comunque se dobbiamo da qualche parte portare dentro anche le proteine. Teniamo conto che le uova, il bianco dell'uovo e il latte sono il nutrimento primordiale, che contengono tutte le proteine che servono per la nostra crescita. Certamente è difficile portare avanti un'alimentazione senza bianco d'uovo e senza latte intero. Ecco, altrimenti potremmo portare avanti anche con i legumi che si complementano con i cereali. In ogni caso l'alimentazione ovviamente è fondamentale, però deve essere adattata all'individuo. Io divido sempre gli individui nelle quattro costituzioni: il flemmatico è l'opposto che il biliare, il melanconico è l'opposto che il sanguigno, e a seconda della costituzione normalmente io cerco di costruire su misura l'alimentazione, che poi chiaramente viene adattata alla malattia. Il paziente che ha un cancro ovviamente deve prendere poche proteine, e deve essere adattata naturalmente anche all'età. Più si va avanti con l'età, meno si dovrebbe mangiare, sotto alcuni punti di vista, però tenendo conto che dobbiamo preservare anche la massa muscolare. Quindi deve essere visto, ecco, ogni volta l'individuo. Io non a caso spoglio il paziente, cioè di rendermi conto com'è la massa muscolare, in base a questo mi regolo. Ci troviamo nel mezzo di una pandemia virale. Quali sono i suoi consigli perché il nostro corpo possa difendersi adeguatamente? Beh, come voi sapete, io ho fatto un protocollo che poi adatto naturalmente all'individuo, e il mio consiglio sono quello di usare un cocktail di piante. Io credo che, come dice la Ayurvedica, come dice anche la medicina tradizionale cinese, non si debba mai usare la pianta. Non esiste la pianta, non so, l'echinacea o il sambuco, che sia il grande attivatore immunitario. Non esiste questo. Esiste, cioè quello che funziona, nella mia esperienza, insomma, è un cocktail di piante, ci siamo dentro le piante fondamentali, che
che da una parte stimolano il sistema immunitario e dall'altra non determinano grandi infiammazioni. Quindi io vi cito, tanto per citare le piante più importanti, l'andrographis paniculata, il sabuco, l'echinacea, l'astragalo, i beta-glucani, lo zinco come elemento minerale, che però ho fatto anche in vari composti che ho realizzato per il sistema immunitario. Quindi io adesso non posso farvi la lezione su questo, andate eventualmente sul mio sito e trovate tutte queste indicazioni. In ogni caso sul libro, leggendo attentamente il libro, avete un'idea molto chiara su questo, in modo che ognuno possa trovare il suo rimedio, per dire ben spiegato perché fa bene questo, perché fa bene quell'altro e così via. Quindi il libro è un elemento fondamentale, un libro da leggere una volta, due volte, tre volte, da sottolineare e da meditare. Non è un libro di lettura da poi da buttare via, è un libro di lettura, di studio e di approfondimento, quindi un libro molto importante che deve rimanere molto a lungo nella vostra libreria. Questo è il suo primo libro con la casa editrice Il Punto d'Incontro. Sembra abbiate molte cose in comune, tra le quali l'approccio scientifico-naturale alla problematica della salute. State pensando di proseguire questa collaborazione con altri progetti? Sì, io ho avuto un grande entusiasmo per la mia collaborazione con la caritrice Punto d'Incontro, perché ci sono queste affinità che sono l'amore per il mondo naturale, per il mondo della ayurvedica, per il mondo di tutte queste medicine tradizionali. Qui certamente mi trovo in grande sintonia con questa casa editrice, abbiamo molti progetti insieme, uscirà adesso, sto preparando un libro sulla sessualità e sui suoi rapporti con gli aspetti psicologici più profondi, il prossimo anno uscirà un libro sulla tiroide e ci sono moltissimi progetti che io mi concentrerò adesso con tutte le cose che produrrò per veicolarle attraverso questa bellissima casa editrice che io conoscevo già da tanti anni, però c'è stata adesso la possibilità di incontrarci nuovamente, quindi la collaborazione sarà importante, entusiastica e proficua. Grazie mille, grazie per il suo tempo e arrivederci. Grazie Monica. Grazie.